Sì, anche oggi dovrete sopportare un mio video di... uno smoothie. Oddio mio, scusate ma so veramente stanchissima dal lavoro e inoltre ho anche fame. E infatti oggi faremo merenda insieme, quindi oggi dovete sopportarmi di nuovo in un mukbang. E oggi mangeremo insieme il mio fantastico smoothie super super naturale, super super ricco di superfood. Insomma, è uno smoothie super. Allora, questo è il mio smoothie. Come vedete è di tre colori, spero si veda. C'è il violetto, il rosso più o meno. No, c'è il rosa, il rosso, il violetto e il blu. Ho cercato quindi di fare un po' un gradient e ci ho messo anche in mezzo un wafer e poi ci ho messo dei wafer sopra, così praticamente è un unico wafer tagliato, e la mia mitica farfallina di yogurt. Questi, i colori questi qui, rosa, violetti, così, sono il pudding di Kia, mentre il blu è la banana frullata. Quindi io mangio perché ho fame. E per me quest'anno avere scoperto gli smoothie è stata una rivelazione e anche una salvezza, perché evito di comprare e quindi di tenere per tutta l'estate vaschette di gelato, che poi inevitabilmente quando ce l'ho le mangio. Già solo la banana frullata, congelata frullata, dà proprio la sensazione di gelato. Quindi vi spiego un po' come faccio i miei smoothie. E se volete vedere gli smoothie che faccio, seguitemi su Instagram, perché lì ogni smoothie che faccio pubblico la foto, perché sono orgogliosa dei miei smoothie. Allora, iniziamo dal pudding di Kia. Il pudding di semi di Kia è molto semplice. Praticamente è un budino che può essere, diciamo, semplice oppure arricchito anche con altri sapori. Quello base è latte di qualunque tipo o anche caffè, comunque un liquido a vostra scelta, e semi di chia. Poi io a volte, per esempio, ci aggiungo l'agave, oppure potete aggiungerci la vaniglia, qualunque cosa. E la dose base, diciamo quella che vi permette poi di avere una specie di budino, è 200 ml di latte e 30 g di semi di chia. Ed è praticamente la quantità che avevo io qui nel bicchiere. E poi potete colorarlo con i superfood. Allora, io vi lascio il link del video, se non l'avete visto, di quando ho fatto l'unboxing e l'assaggio dei superfood che ho comprato io. E praticamente li ho scoperti su Instagram e sono australiani, tutti naturali, non ci sono coloranti, non c'è nulla, e sono le bacche di goji, la barbabietola, il frutto del drago o pitaia e la spirulina blu. Quindi, e per ognuno sulla confezione c'è scritto proprio anche le proprietà che hanno, e infatti vi invito a guardare il video perché lì vi faccio vedere, insomma, bene anche tutte le confezioni, tutte le informazioni. Io ormai questi superfood li aggiungo ovunque, anche nello yogurt, nel latte o anche nelle cose che cucino, quindi anche nelle paste, insomma, dolci cucinati al forno, cotti.
questo coso mi ha salvato dal mangiare il gelato. Io praticamente quindi quest'anno il gelato lo mangerò solo quando esco. E soprattutto se vado da Grom, io impazzisco per il gelato di Grom. In realtà ho visto che anche alla Coop, cioè, ci sono le vaschette Grom, e qualche volta le ho prese, però insomma voglio evitare. E gli smoothie comunque sono una valida alternativa, anche perché potete comunque farli golosi con il cioccolato, con i biscotti, insomma con qualunque cosa. Avevo una fame da paura e volevo dirvi anche, sto pensando al nuovo tatuaggio, ho davvero tantissima voglia di fare. E poi ecco che volevo dirvi, per quanto per esempio riguarda la farfallina, ora non c'è più perché è tutta immersa nello smoothie, la farfallina è semplice perché suonato il telefono. Comunque, vi stavo dicendo, questa di qualche farfallina, no? Di yogurt o di banana frullata, è facile perché basta mettere a congelare lo yogurt, ma forse è più facile appunto con lo yogurt perché è più liquido. Lo yogurt sono degli stampini. Gli stampini, quelli per esempio per i cioccolatini, per i dolcetti, insomma. E ovviamente ci aggiungete i superfood colorati e avete fatto. Allora, vi dicevo che io ho voglia e sto pensando al prossimo tatuaggio. Ormai sto in questa ottica e ho veramente la convinzione di farlo. Quasi anche il soggetto ho deciso. Mi piacerebbe farlo qui. Perché praticamente, a parte la scritta sul polso, le mie braccia non hanno tatuaggi. Ma sulle braccia non è che mi piacciono molto i tatuaggi, perché le mie sono particolarmente magre e insomma non è che mi attira. Però tipo qui mi piacerebbe, qui sulla spalla, magari che viene anche un pochino qua. E avevo pensato tipo a dei fiori, di quelli fatti però senza troppe linee, solo proprio con i colori. Quindi qualcosa di molto delicato e di molto femminile. Solo che tanto so che per quest'estate è praticamente impossibile, perché praticamente il mio tatuatore è peggio di una star. Cioè, tipo, se prendo appuntamento ora, me lo farà tipo, se sono fortunata, entro fine anno. Se no anche l'anno nuovo. È pieno di lavoro ed è solo. I wafer che ho messo sono wafer vegani, presi sempre dal sito vegano, bio, quindi non sono grassi, però veramente non si sente la differenza con quelli normali. Mi ha rimesso al mondo sto smoothie. Adesso non vedo l'ora di postare la foto della mia creazione. Mi diverto tanto a postare le foto su Instagram. Soprattutto anche dopo che ho scoperto la app Wearable, e anche di questo vi metto il link del video che feci, perché è un'app fantastica che vi permette di aggiungere movimento praticamente alle vostre foto
e quindi io vi invito a guardare il mio video se non la conoscete questa app, perché vi spiego, poi faccio vedere come funziona e diamo una svolta. Se anche voi insomma amate fare foto, postarle quasi tutti i giorni su Instagram, con questa mi verrà ancora più voglia. Ora vado a fare anche allenamento. Stasera faccio power jump, poi la mia serata continuerà con lo stirare. Purtroppo mi attende una montagna di panni e non ho voglia, però comunque prima mi alleno, quindi alla fine sono anche contenta. Ieri sera ho fatto un allenamento super di tonificazione e oggi sentivo le gambe pesanti, un po' doloranti, ma molto molto toniche, quindi io continuo imperterrita. Finito questo smoothie, è stato fantastico, meglio del gelato. Io vi consiglio anche a voi di iniziare a provare a fare questi smoothie. Ecco, io solo con la banana frullata o anche altra frutta frullata, tipo anche mischiata per esempio con i frutti rossi, sempre congelati, è fantastico. Io a volte quando torno dal lavoro così, no, che ho fame, ho sempre un po' di frutta congelata, mi mangio anche magari i frutti rossi, qualche mora così congelata, quindi mi rinfresca, mi toglie la fame e comunque sto leggera e faccio quindi qualcosa di veloce e non cedo alla tentazione di mangiare magari qualche schifezza. Il mio smoothie è completamente finito, quindi mi sono mangiata praticamente 200 ml di latte, 30 g di semi di chia, i superfood, un po' di banana frullata, non era una banana intera secondo me, non lo so perché l'ho congelata un po' tutti insieme perché altrimenti si maturavano troppo, però dalla quantità non credo, sarà stata poco più di metà banana, due wafer, tipo erano dei quadretti di wafer, e insomma ho fatto una bellissima merenda, mi sento leggera e tra un pochino mi alleno e niente, io vi ringrazio per aver sopportato questo mio ennesimo mukbang, ma ci tenevo insomma a parlarvi degli smoothie perché appunto i miei mukbang vogliono essere questa trasmissione del messaggio di mangiare sano, provare quindi di sforzarsi di mangiare sano e cedere sì alle tentazioni ogni tanto ovviamente, però insomma se si può di evitarle. E niente, io come al solito vi rinnovo l'invito a seguirmi sui social, quindi sotto trovate tutti i link, anche e soprattutto su Instagram, e ci vediamo al prossimo video che speriamo non sia un mukbang. Ma veramente vorrei fare un video dedicato al fitness. Stavo pensando di fare dei video tipo che degli allenamenti che faccio, no, durante la settimana, di prendere qua e là gli esercizi che mi piacciono un po' di più, quindi di riunirli tutti in un unico video, una cosa del genere, e di quindi di farvi vedere gli esercizi un po' più particolari che potrebbero incuriosirvi, non lo so, è un'idea, ci provo. E niente, quindi speriamo che il prossimo video non sia un mukbang, basta per il momento, e quindi niente, ciao e al prossimo video, ciao!